Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi partiamo da un racconto breve di Marco Lodoli che ci ha ispirato e ci molti pensieri. Si racconta del rapporto con gli animali, si racconta di amori, si racconta del fatto che la vita ci possa riservare spesso delle seconde occasioni, delle svolte che non ci saremmo mai aspettati e che ci riempiono di senso. Per cui vi leggeremo il racconto e poi dopo ci scambieremo un po' di narrazioni tra di noi. Allora iniziamo. Ghigo Alberighi di Marco Lodoli. Gio ti ama, Gio ti ama. Solo questo ghigo era riuscito a insegnare al suo merlo indiano. Mille volte aveva inciso su un nastro frasi più belle e appassionate e per giorni le aveva fatte ascoltare all'uccello, sperando che d'improvviso le cantasse. Avrebbe dato un occhio della testa per sentirsi annunciare dalla gabbietta. Oggi no, ma un giorno Giovanna vorrà sposarti. Oppure Giovanna è più bella di Marilyn. Finiva che era Ghigo a ripetere quelle frasi di notte o mentre rastrellava le foglie secche in giardino o quando da solo si preparava da mangiare. D'altronde Ghigo aveva tanto tempo vuoto, tanto da poterlo sciupare in quegli esperimenti un po' stupidi. Se lo avessero visto i suoi compagni di una volta, quelli avevano vissuto e tirato righe infinite grazie alle sue feste e alla sua prodigalità, se avessero osservato da dietro un angolo, la cura con cui puliva la gabbietta del merlo o il modo con cui offriva un verme a fior di labbra a quel becco giallo, di certo avrebbero sghignazzato di lui. È diventato matto, avrebbero detto. L'amore prima gli ha vuotato il portafoglio e poi il cervello. E un po' era vero. D'altronde, per qualcosa bisogna perdersi. E senza rimpianti, Ghigo s'era perso per un amore. Certe sere si domandava, chissà dove è adesso Giovanna? Se in America o a Parigi? E cosa fa? Quanti amanti ha? Che cosa sogna? Oppure se pioveva e si sentiva triste, si domandava, chissà se l'ho amata davvero o se avevo solo voglia di farmi del male prima che me lo facessero altri. Giovanna era stata sua compagna al ginnasio e poi insieme a lui all'università, a non studiare mai. Per lei Ghigo da ragazzino aveva rubato i gioielli alla madre per regalarglieli incartati nelle pagine dei giornali sportivi. Unicamente per lei, anni dopo, aveva dato ricevimenti con mille persone, uomini e donne importanti e molto sciacalli, che contavano di uscire dalla villa a pancia piena e con le forchette d'argento nelle tasche. Per lei aveva comprato nello stesso giorno una casa e una barca. Giovanna rideva sempre, godeva ad essere la più bella, ad avere ogni sera in dono il vestito più caro delle vetrine del centro. A volte diceva grazie Ghigo, altre se ne dimenticava e andava via dalla festa con qualche ragazzo conosciuto davanti al buffet e il portacipre pieno di cocaina. L'unico lavoro di Ghigo era amare Giovanna e farla ridere. I suoi genitori erano morti presto, lasciandogli una fortuna. Ci volevano 10.000 vite per spendere tutti quei soldi, oppure bisognava impazzire per una come Giovanna. Ora Ghigo aveva 50 anni e viveva con il suo merlo indiano in una casetta vicino a Nemi. Il pomeriggio dava qualche ripetizione di matematica e fisica ai somari della zona e la mattina si alzava tardi, l'ultimo lusso che poteva permettersi. Era bello sentire il sole sulle palpebre ancora pesanti e il merlo che ossessivamente ripeteva «Gio ti ama» sopra i versi inutili di tanti altri uccelli. Forse tanti anni fa avrei dovuto
mettermi in ginocchio e dichiararmi, pensava Ghigo, ma non sarebbe bastato lo stesso. E poi io non so parlare bene. Sono come il mio caro Merlo, una creatura da gabbia e da una sola frase. E ormai è inutile rimpiangere ciò che non è stato. Ma una mattina aprì la porta e Giovanna era lì. Era ancora bella, aveva gli stessi occhi luminosi di cattiveria. Lei parlò veloce, come sempre. Viveva con un produttore australiano, aveva una figlia bionda, faceva ginnastica 2 ore ogni mattina, mangiava e beveva troppo. Passava per caso l'estate in una villa lì vicino, sul lago. Ghigo la fece accomodare sul divano sfondato e poi, trepidante, andò in cucina. Temeva che il merlo cominciasse a ripetere la sua cantilena. «Gio ti ama! Gio ti ama!» E che Giovanna si mettesse di malumore a sentire dopo tanti anni quella bugia. Era disperato. Ghigo era fuori di sé. Non la posso offendere in questo modo, ora che è qui a casa mia. Per un attimo pensò di tacitare il merlo chiudendogli la testa in un cassetto. Poi ebbe pena del suo compagno di giochi e di solitudine. Aprì la gabbietta e lo fece volare via. Un istante dopo era un punto invisibile nel cielo. Quando tornò da Giovanna, lei gli raccontò sbuffando che sua figlia aveva sentito dai ragazzini del posto, quelli a cui Ghigo dava ripetizioni, che lui possedeva un merlo capace di parlare. Lo voglio, aveva preteso la bambina, capricciosa come la madre. Se non ho il merlo, non mangio più. E Giovanna, venuta a chiederlo, me lo devi dare, Ghigo, assolutamente, tanto ti ho preso tutto, un merlo in più non fa differenza. Allora Ghigo cominciò a piangere e a ridere in silenzio. Tutto ti ho dato, ma il merlo non te lo posso più regalare. L'ho appena lasciato libero per non farti sentire le sciocche frasi d'amore che gli ho insegnato, le mie speranze su di te. Giovanna sentì in quell'uomo il miracolo di una cascata inesauribile, una forza che precipita e non finisce mai di venire giù, e in un secondo decise di vivere insieme a lui, abbandonando ogni cosa, marito, figlia, libertà. O forse scelse quella vita nuova, quella povera casa, nello stesso modo in cui sceglieva un paio di scarpe inverosibili in una vetrina, lasciando le vecchie e preziose nella spazzatura. Si lasciò carezzare e baciare le rughe da Ghigo. Permise che lui le cedesse una parte dell'armadio, che passasse ore a contemplarla malinconicamente, come un'immagine in uno specchio d'oro. Il resto l'ho già vissuto e non era niente, pensò Giovanna. Ora posso riposarmi. Il merlo non tornò più. Anche se a volte la sera, seduti davanti alla macchia scura del bosco, nel silenzio di chi nulla ha da dirsi, lo sentivano ripetere «Gio ti ama! Gio ti ama!» Erano gli unici momenti belli della loro vita. Il bosco, la casa, il tempo presente e il tempo passato. Loro due giovani e vecchi. E quella voce lontana. E la morte che volando ci cerca. Tutto sembrava soltanto il sogno leggero di un uccello. Perfetto. D'accordo, prima di provare a evocare dei racconti, dei ricordi, delle improvvisazioni, ci diciamo che passaggi o che dinamiche in questo racconto ci piacciono o funzionano, a vostro avviso? Ma a me piacciono, è un caso, non so, mi piacciono i due estratti che ho letto. Quindi d'altronde per qualcosa bisogna perdersi. E senza rimpianti Ghigo si era perso. E poi mi piace molto quel momento, cioè, cinematografico di quando Giovanna appaia, no? Come ne parla, come lei in un paragrafo racconta la sua vita.
Io sono rimasto molto colpito dal discorso sulla cura, no? Tra l'altro è il passaggio proprio che ho letto anch'io, perché insomma mi sento molto vicino a questo concetto di cura per l'animale che sta e che vive con te, no? Sarà che anche stasera non ho messo il pigiamino, ma sono rimasto vestito perché lo devo portare fuori dopo, no? Nonostante il resto. Quindi per me è molto importante questo concetto. Allora, io vi darei qualche minuto, se a qualcuno viene da fare una piccola improvvisazione, e se qualcuno ha già magari pensato a qualcosa, se vi viene in mente anche qualcos'altro. La nostra carissima Bella, non si può dire che il cavallo da aratura sia propriamente un animale da compagnia, anche se la mia infanzia l'ho trascorsa tra gli animali della nostra piccola fattoria e in particolare con la nostra cavalla Bella. Era in qualche modo la mia confidente. Quando avevo pena o dolore, mi rifugiavo nel suo box e gli raccontavo le mie piccole miserie. Allora alzava le orecchie come per sentirmi meglio. Si metteva a nitrire mentre scuoteva la testa, come se volesse farmi sentire che aveva capito tutto. E muoveva le labbra sulla mia guancia, come se volesse consolarmi. Così cingeva il suo collo con le mie piccole braccia e mi mettevo in punta di piedi per potergli dare un sacco di baci. Mi piaceva andare in giro con lei aggrappandomi alla sua criniera e sentire la forza della sua muscolatura attraverso il suo mantello un po' ruvido, ma certamente non sgradevole. Poi, un giorno, i nostri genitori ci hanno detto che la Bella era diventata troppo vecchia per lavorare e quindi doveva partire per una casa di riposo. Dovevano già venire a prenderla 2 giorni dopo. Non ci potevo credere. Quando sono arrivati e l'hanno preso per farla salire sul camion, il cavallo si è girato e quello che ho visto non lo dimenticherò mai. Grandi lacrime colavano sulle sue guance. Piangeva. Anche se ero piccola, non ero per questo ingenua. Sapevo molto bene che la mia dolce non andava in una casa di riposo, ma di certo per il macello. Quel giorno ho giurato che non mangerei mai del cavallo e ho tenuto parola. Ancora oggi, quando vedo un cavallo, mi tornano in mente tutti questi ricordi. E penso con molto amarezza a chi l'avrebbe mangiato. Era da tempo che mamma e figlio si erano coalizzati per prendere un cane. Io avevo resistito a lungo, anche se sapevo da subito che sarei stato sopraffatto. E così fu. Un pomeriggio io ero via per lavoro, i due andarono al canile per fare la scelta. Mi ero raccomandato che prendessero un cucciolo piccolo e femmina. La sera, rientrando, trovai ad attendermi un Doberman di 2 anni, 30-40 kg, maschio, di pura razza ariana. Si chiamava all'anagrafe Golo di Campovalano, per gli amici Ciccio. Sinceramente, rimasi intimidito dalle dimensioni e dalla fama di quella razza. In realtà Ciccio era buonissimo, timido, pauroso, ma ugualmente ero perplesso, perché temevo che pronunciando un qualche ordine, che non immagino neppure quale potesse essere, si sarebbe scatenata la belva che era in lui. Ma questo non accadde mai. Ciccio aveva avuto una vita difficile. Il primo padrone, pare fosse un pregiudicato, lo voleva addestrare alla lotta tra i cani. Ciccio non aveva il carattere giusto, e per questo
per fare questo ed era stato maltrattato a lungo per stimolarne l'aggressività, fino a che qualcuno se ne accorse, segnalò i maltrattamenti e il cane venne sequestrato e messo al canile al Trebbo, sotto tutela giudiziaria. Per adottarlo dovemmo passare attraverso un atto del tribunale che lo affidò a noi. Pochi giorni dopo che lo avevamo accolto, mentre eravamo in passeggiata lontani da casa, oltre la ferrovia, in un momento in cui era senza guinzaglio, udì un fischio, drizzò le orecchie e iniziò a correre a rotta di collo, sparendo alla vista in pochi attimi. Eravamo tutti e tre insieme, Anna Chiara, nostro figlio Luca ed io. Rimanemmo prima frastornati dalla rapidità della fuga, poi iniziamo a girare per le strade con le auto e il motorino. Lo cercammo per quasi tutta la notte, avvisando anche la guardia cinofila, ma senza risultato. Alla fine rientrammo a casa sicuri di averlo perso. Eravamo troppo lontani, era una delle prime volte che usciva con noi e avevamo passata la ferrovia. La mattina dopo, quando aprimmo la finestra, lo vedemmo lì, nel giardino condominiale che ci aspettava. Aveva capito che eravamo la sua famiglia, anche lui ci aveva adottato. Da allora abbiamo passato insieme tanti anni, è stato con noi ovunque, al mare, in montagna, sui prati, sulla neve, nei laghi, in camper, a visitare musei e monumenti, sempre una presenza gentile, affettuosa, discreta, allegra. E tanti sarebbero gli episodi e gli aneddoti da raccontare con lui come con primario. Quando venne la sua ora stava male, lo sapevamo. Quel giorno io non ero a Bologna. Ciccio passò da Chiara e da Luca, salutandoli, strofinando la testa sulle ginocchia, quasi a richiedere le loro ultime carezze. Poi uscì in terrazza, si accucciò dietro la persiana e senza dare troppo disturbo morì. Lui non ne voleva sapere di lei. Diceva a tutti che non avrebbe avuto assolutamente tempo per lei. Lui che andava a scuola anche il sabato, faceva 5 allenamenti alla settimana. Aveva i suoi amici e le sue cose da fare. Era una responsabilità che non voleva. Aveva la sua vita da vivere, non voleva vincoli, non voleva legami. Quel pomeriggio di novembre pioveva a dirotto e lui stava studiando in camera quando suo padre, che era uscito qualche ora prima, suonò con insistenza al campanello. Lui, un po' scocciato dall'interruzione, aprì la porta e quando vide il padre salire i gradini a due, zuppo di pioggia, pensò che non fosse tutto a posto e che fosse successo qualcosa. Suo padre lo guardava e se la rideva sotto i baffi, finché finalmente si aprì la giacca. Lui lo guardò incredulo e disse: «No, dai, non ci credo. L'hai fatto davvero?» E dal taschino interno della giacca del padre sbucarono due occhi neri e un musetto di pelo rugoso. Non ricordo quanti minuti servirono a lui per fargli dimenticare la scuola, gli amici, gli allenamenti, perché da quel giorno Mina è diventata la sua ombra. Non c'è posto dove non vadano insieme, che sia un museo, un traghetto, un campo, un divano. E quando proprio non può portarla con sé, al suo ritorno, che lui sia stato via 5 minuti o un giorno intero, la gioia di Mina è incontenibile. Tanto che a volte lui pensa che una di queste volte le si staccherà la coda. E io che li osservo, ogni volta penso che quella sia la felicità, quella più semplice, quella vera. Abbandonarmi a te, sentire il tuo peso, l'odore del tuo fiato, chiudere gli occhi mentre mi accarezzi, la mia testa sul tuo petto. Quando mi sollevi in alto e mi porti in giro senza una meta. Quando mi cedi ad un altro. C'è un'isola lontana della Sicilia dove mi hai aspettato, ma io non venni mai. Non era il tempo, non era il luogo. Non era del mio coraggio di cui ti eri invaghito, solo delle mie fragilità. La nostra complicità. Il tuo sguardo che mi penetrava dentro come nessuno mai. Se ti incontrassi adesso, risalirebbe tutto a galla e so che mi lascerei trasportare ancora e ancora. Ma non posso scriverti, non ora, non più. Ho dato il tuo nome al mio gatto. Quando tuttora lo chiamo,
Il mio cuore palpita, è lui, il mio gatto. È convinto che tutta la mia eccitazione sia per lui e struscia ripetutamente contro la mia coscia. Che sciocco. Mi è stato consigliato di provarmi a vedere da un buco della serratura. Di provare a vedere da questo buco della serratura me stessa. Quasi mi dovessi spiare per cercare di vedere se sono in grado a stare dentro il tempo presente. Purtroppo faccio molta fatica a stare dentro questo tempo. Perché se guardo da quel buco della serratura, mi vedo bambina con un pile colorato nel seggiolino della bicicletta di mio padre al parco vicino casa. Quanto adoravo andare in bicicletta con lui, quanto adoravo il parco. Da questo buco della serratura mi capita più spesso di guardare gli altri che me stessa, di mettermi nei panni degli altri e delle loro storie, forse per sfuggire alle mie. E da qui appunto poi vorrei arrivare al tempo presente che sono appunto in questo momento per me anche le api. Allora finiamo ascoltando Roberta e Luana che ci dicono come stanno lavorando, cosa stanno facendo. Quando ho letto il testo, a me appunto la cosa che mi ha più colpito è stato proprio il fatto di come coincidesse la liberazione dell'uccello a una sorta di liberazione della donna. Cioè nel senso che nel momento in cui lui ha lasciato libero il suo pappagallo, il suo amore, ne ha poi trovato un altro. Lei ha lasciato invece, si è lasciata libera di amare quest'uomo che l'amava da una vita e ha lasciato tutto quello che l'aveva in qualche modo imprigionata fino a quel momento lì, cioè il lusso, i vizi, queste cose, insomma. Per cui ho identificato proprio in questo gesto il loro ritrovarsi e loro quindi dopo accudirsi e quindi appunto la gabbia che è sostanzialmente lui, in quanto era lui che in qualche modo non dichiarandosi ha ingabbiato tutto questo e appunto non so quanto si vede, l'uccello che invece dentro ha la rappresentazione di lei, del loro amore, c'è una figura femminile, non so se si vede. È un po' Chagall. Esatto, c'è Chagall, c'è una donna albero, c'è delle cose in volo, insomma, magari adesso cerco di tirarle un pochino più su. E adesso volevo un po' riempirlo con delle pagine di libro, un po' perché mi piacciono, un po' perché comunque il rapporto di lui, del suo insegnamento e così. Io sono andata con del gran colore perché questa storia, come dire, mi ispirava tanto colore perché come dire, è un po' anche come ascoltare, cioè questo lasciare perdere una vita impostata in un certo modo e inseguire questo richiamo a una certa età per un cambio così di vita, in un qualche modo sembrerebbe anche quasi un richiamo fanciullesco, insomma, no? Di ritornare indietro, ritornare bambini, ascoltare un po' questo istinto, questo desiderio, anche la purezza, insomma, no? Di una chiamata, senza stare a fare tanti giri cerebrali, giusto, non giusto, cosa lascio, eccetera, eccetera. E quindi i disegni sono molto istintivi, sono molto fanciulleschi e tutti giocati molto sullo sguardo e su queste figure che sono mezze umani, e sono zoomorfe, quindi mezzi umani e mezzi uccelli. Quindi due uccelli che si incontrano, questo lui e questa lei. Poi inizialmente volevo creare questo scuro per concentrare l'attenzione, alla fine con questo segno mi ricordava il nido, quindi come dire... Il nido, un ritorno al nido, un ritorno a un'idea iniziale. E vabbè, poi quest'altro invece era proprio quest'idea di abbandono di questi due uccelli, abbandono sul divano, perché mi piaceva molto quel passaggio dello scritto dove si diceva che lei era abbandonata sul divano e si è lasciata prendere da lui, insomma, no? Anche questo, e quindi mi sono concentrata in modo molto, molto grafico, molto illustrativo, insomma, no? Dei due che si abbandonano
E in ultimo ho proprio così, ancora più zoomato su loro due, con una linea proprio nera, molto sintetica, sempre su questo gioco di sguardi, queste teste che si avvicinano e che fanno contatto, molto semplicemente. Ecco, al solito vi invitiamo a scrivere oppure a prendere ispirazione dalle meravigliose opere delle nostre artiste per disegnare o per fare collage e a mandarceli i vostri racconti o i vostri disegni a Cantieri Meticci, via Gorchi 6, 40128 Bologna, sperando che raccogliate questo nostro invito in maniera tale che faremo poi un libro, uno spettacolo con tutti i testi. Grazie mille. Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città.